Ho perso il conto di quanti episodi siamo. La mia è la registrazione numero 19, tanto per dire. E ho scoperto, adesso che mi stavo allenando, che più si tiene premuto il tasto del calcio, più questo fa male. Mi stavo allenando con l'allenatore del Muay Thai. E praticamente ho notato che quando tenevo premuto la X e il cerchio, quindi i calci alle gambe, più li tenevo premuti e più lui zoppicava. L'ho scoperto così. Cioè, così, dopo un miliardo di episodi dopo, sicuramente voi me l'avrete magari già scritto nei commenti, ma io ovviamente sto registrando un episodio dietro l'altro, quindi io sto scoprendo mano a mano e leggerò i vostri commenti molto più avanti rispetto a quando sto registrando. 54 punti abilità. 54 punti abilità, 26 e 17 fa 43, quindi forza capo e forza gambe. Tutto a 4 stelle per quanto riguarda la salute. E direi di a sto punto, takedown va bene, non me ne può fregare di meno. A sto punto portiamo a 3 i colpi in clinch. Cercherò di afferrare un pochino di più gli avversari. Visto che appunto adesso abbiamo 3 stelle in clinch. Siamo ancora a 3 stelle e mezzo di valutazione. Simuliamo la settimana. Ok, clamore al massimo, forma fisica al massimo, hype al massimo, UFC 319, siamo nel 2026 in questo momento. Incontro contro Dominic Reyes, questo è importante perché se lo vinciamo sento che stiamo arrivando vicini alla lotta per il titolo, lo sento, ma so già che dovremo riscontrarci contro John Jones. Head kick attempt, but the fighter got the right hand up. Stuffs the takedown there. How good is his takedown defense? Oh, misses with the jab. Preso. Oh, is that a big move? The body will see if he can follow up. Good right here. Una sfida. È una sfida dove questo mi massacra con due colpi. And there comes the separation now. Jab hurt him a little bit. Beautiful leg kick thrown. Oh wow, look at that. Dobbiamo lavorare la gamba di Reyes. Preso ancora la gamba. Continuiamo a lavorare la gamba. Ancora la gamba. Ancora la gamba. Ancora la gamba. Pure lui. Porca puttana. Preso. Preso ancora la gamba destra. La ginocchiata volante. Preso ancora la gamba destra. Fa male, merda, quella gamba. Preso ancora la gamba destra. 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 Zoppica.
Preso la, la pancia. Preso ancora. Zoppica. Spinning kick. Eccolo. Eccolo con lo spinning kick. The Beast con lo spinning kick. The Beast con lo spinning kick. Non farti ribaltare. Non farti ribaltare. Ah, ma iniziamo. Era finita. Ok, quella gamba destra però gli fa male. Quella cazzo di gamba. Gli fa male a sto porco quella gamba destra. Te la spacco in due, bastardo. Stai qua con me, stronzo. Stai qua con me, stronzo. Vaffanculo. Ok, bisogna non farsi sottomettere adesso. Va bene, questi colpi non mi fanno assolutamente niente. Copriamo gli ultimi colpi. Primo round equo. Onestamente equo questo primo round. Lui ci ha fatto male un paio di volte e noi abbiamo risposto. Quella gamba destra gli deve far molto male. Ti fa male, eh? Ti fa male? Ti fa male? Ti fa male? Ti fa male quella gamba destra, merda? Ti fa male quella gamba destra, merda? Ti fa male quella gamba destra, merda? Ecco, ovviamente. Dovevo stare in piedi, mi sono lasciato prendere. Mi sono lasciato prendere dall'emozione. Mi sono lasciato prendere dall'emozione. Brutto errore questo. Questo è un brutto errore. Non tanto per la sottomissione quanto perché siamo a terra. Questo è stato un brutto errore. Non devo lasciarmi prendere da questa foga. Devo assolutamente stare in piedi. Non devo mai andare per il ground and pound, perché questi schivano tutto e ti girano e non ti rialzi più. Infatti non mi alzo più. No. Alright, so pretty good damage here with the ground and pound. Nothing superficial about these strikes. They are intending to harm. Oh yeah, he's landing very accurately and he's landing to get damage off. Oh, that'll work the ground. Oramai con questi lottatori qui non cambia nulla. Posturing up now. And now the damage is about to start. Con questi lottatori qui oramai devi saper fare tutto. Il problema è che non ci si può allenare a terra. Non è come l'anno scorso. L'anno scorso era molto meglio da questo punto di vista. L'anno scorso potevi... Ci tiriamo su almeno quello. Cioè la gamba destra ce l'ha completamente ristrutturata adesso. Cazzo è successo? No, tirati su, merda. Ti ho spezzato la gamba, merda! È finita! Portatela come souvenir! Quella cazzo di gamba! E schiaffatela nel culo! The Beast! Con la strategia! Con la scoperta! Bastardo! Toh! Quel cazzo di inguine! Te l'ho spezzato in due, stronzo! Quanto è la longevità? Perché la longevità sarà almeno del 15%, già lo so.
Già lo so che sarà una cifra assurda. Technical KO per The Beast, 4%. Performance of the night. Grazie Dana White, che fa pure rima. Porca puttana. Che sfida. Però non mi... Sapete qual è la cosa che mi dà più fastidio? È quando schivano lateralmente a quella velocità insensata. Quello è veramente fastidioso. Quello è veramente uno dei problemi, secondo me, gravi della CPU ad alte difficoltà. Da quel che vedo, almeno, eh. È questo backstep laterale che è troppo veloce. È disumano la velocità con cui schivano in quel modo. Quello è veramente disumano ed è troppo sgravo. Quello è un grosso problema, secondo me, come bilanciamento. È troppo veloce quel backstep, è troppo veloce. Soprattutto al secondo, al terzo round. Lì è veramente... Cioè, lì un lottatore è sgasato. Non può schivare a quella velocità al terzo round di un incontro MMA. Ok. Vediamo se abbiamo... No, non abbiamo infortuni dopo l'incontro. Incredibile. Ok. Who's next? Luke Rockhold, che è la prima volta che lo affrontiamo a Luke Rockhold. Ci sto, è un ex campione Rockhold. Fa parte della nostra legacy sfidare ex campioni. Ci sto. Facciamolo Rockhold. Anche lui è uno che sta molto in piedi, di conseguenza facciamo intervista, podcast e facciamo pubblicità in radio. Almeno ho usato tutto quello che dovevo usare e siamo a posto. Allora, come al solito, vado a prepararmi per la sfida con Luke Rockhold. Ci vediamo nel prossimo episodio.